Un pericoloso latitante pluripregiudicato con una lunga lista di precedenti simili che aveva in programma di compiere su Fano una serie di razzie ai danni di auto parcheggiate in punti sensibili della città è stato individuato ed arrestato dagli agenti del commissariato di Fano. L'uomo, un 55enne di origini venete, aveva un carico pendente con la giustizia. Doveva scontare una condanna ad 11 mesi di reclusione data dal Tribunale di Verona per reati contro il patrimonio. Il latitante, un razziatore seriale di auto in sosta e qualche volta anche delle auto che riusciva a rubare, il cui raggio di azione andava dall'Emilia Romagna alle Marche, si trovava a Fano perché probabilmente aveva deciso di entrare in azione in città per compiere i suoi furti con i quali campava. Suo campo d'azione principalmente i parcheggi di scuole o ospedali dove riusciva a compiere anche 15 furti al giorno. Gli uomini della squadra investigativa e delle volanti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, sono riusciti ad intercettarlo grazie ad un importante presidio di videosorveglianza, le telecamere Targa System, che rivelano le targhe delle auto in transito e le confrontano con il database delle forze dell'ordine. Nel caso specifico, il 55enne era a bordo di un'auto, una fiesta di recente immatricolazione, risultata poi rubata, per la quale poi è scattato l'allerta. Ci dà a noi forze di polizia la possibilità di intervenire nell'immediatezza, di sapere quali auto, soprattutto oggetto di furto, si stanno muovendo nel nostro territorio, in modo tale da, da poter agire il prima possibile, evitare furti come in questo caso, o anche rapine, cose anche più gravi, comunque reati contro il patrimonio, e quindi la possibilità di intervenire immediatamente. Malvivente che viveva di, di tutto ciò che riusciva a vendere, di tutti i proventi che riusciva a. Ad ottenere da, da, dagli oggetti, dai beni che riusciva a rubare all'interno de, de, delle auto. I danni, soprattutto, ne causava tantissimi perché rompeva i vetri, i tergicristalli. E oltre a rubare anche spesso anche le auto che piazzava da qualche parte, il Veneto è stato intercettato dalla volante nella zona industriale di Bellocchi. Dopo aver dato false generalità, è stato condotto in commissariato e dalle impronte digitali si è risalito a tutte le sue false identità e dalla lista lunga di precedenti, tra cui la condanna pendente. E a quel punto è scattato l'arresto. Nell'auto dell'arrestato sono stati trovati 4.000 euro in contanti, provento probabilmente della ricettazione, ed alcuni oggetti risalenti a furti precedenti in auto, già in parte restituiti ai legittimi proprietari ed in parte sequestrati come schede pedaggio, telefonini, occhiali di marca, anelli e oggetti di valore che sono stati asportati dalle auto depredate. Ora il 55enne si trova nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro per scontare la condanna del Tribunale di Verona e dove gli è stato contestato anche il reato di ricettazione per l'auto e la rifurtiva ritrovata in suo possesso.